Ecco, vedete, è così che si sta sviluppando la città verso sud. Questo è il Tuscolano, per gli altri quartieri, Casilino, Prenestino, Centocelle, la stessa cosa, tutto intensivo. 12 piani, attico, superattico, seminterrato e tra poco anche il superinterrato. Prima della guerra qui ci venivamo in villeggiatura, adesso c'è una densità di 900 abitanti per ettaro. Eccola qui. Noi in 20 anni siamo riusciti a far diventare Roma un mare di cemento. Perché credi che nelle altre città europee le cose vadano meglio? Eh sì. Sì, onorevole. Ma... giornale radio. L'accordo per il governo di centrosinistra è stato raggiunto ieri mattina. Lo ha annunciato lo stesso onorevole Mor quando si è conclusa la riunione delle delegazioni della Democrazia Cristiana, del Partito Socialista. Se continua così, dico, per andare ai Giardinetti, i ragazzini dovranno fare 30 chilometri di metropolitana. Che oltretutto non funziona. Bisogna dare tempo al tempo, che diamine. Ma lo sai che il Ministero dei Lavori Pubblici sta ancora sbrigando le pratiche del terremoto di Messina? Io di voi... Urbanisti, ho il massimo rispetto. Però non vi dovete dimenticare che ogni giorno ci sono mille problemi concreti da risolvere. Certo, e li risolvete in questo modo. Ecco il miracolo economico, il boom edilizio. Vede, sembra un cimitero, una città prefabbricata, una specie di carcere a vita. E noi stiamo ancora qui a discutere di piani regolatori. Sono 15 anni che facciamo riunioni, commissioni, polemiche, congressi, che scriviamo articoli, denunce, ordini del giorno. 15 anni che lavoriamo convinti di riuscire a modificare, a migliorare. Poi improvvisamente invece ti accorgi che gli unici che hanno fatto qualche cosa sono questi irresponsabili. Male, malissimo, hanno sradicato alberi, tappato tutto. Troppo hanno fatto loro. Hai capito, Paola?